Il pensierino di questa sera lo voglio dedicare alle giovani coppie, a chi si è sposato da poco, o chi è in procinto di sposarsi, o chi magari dice ci sposiamo fra qualche tempo. Vuoi vivere una vita di coppia felice? Vuoi che il tuo matrimonio sia duraturo? Beh, allora credimi, non pensare ai grandi principi ideali, ai grandi principi religiosi, politici, esistenziali. Datemi retta, quello che conta è la buona gestione della routine quotidiana, perché al di là di tutte le intenzioni è il tran tran quotidiano che incide in senso positivo o negativo sui rapporti umani. È, come dire, è il dio delle piccole cose che nasconde il segno e il segreto della convivenza tra marito e moglie. Il trucco della pace familiare e della durata negli anni di un sano rapporto di coppia è la divisione concordata dei compiti domestici e familiari. Chiarezza, chiarezza una volta per tutte. Non necessariamente a tavolino in senso contrattuale, ma si può trattare anche di un accordo tacito, che si capisce al volo, che sia lui o lei a occuparsi per esempio della spazzatura delle bollette. Non ha importanza chi dei due. L'importante, indispensabile, è che si sappia a chi deve toccare quel compito. Idem per la polvere, idem per il pranzo e la cena, idem per la nanna dei piccoli e così via. Ed anche se tra i due c'è sempre chi è il più autorevole, chi è dominante e chi è recessivo, è essenziale la collaborazione silenziosa, coordinata, alla pari, in presenza o in assenza della dolce metà, conta poco. Un forte e intelligente contributo all'amore duraturo è quello di anticipare le richieste del coniuge. Se lei è in cucina a preparare il pollo, lui immediatamente penserà all'insalata, perché si sa che nel lavaggio della verdura magari lui è più scrupoloso. E che nessuno, attenzione, nessuno interferisca nel lavoro dell'altro, potrebbe essere letale. Non si tratta di una definizione, come dire, formale dei ruoli, ma neanche di rinegoziare ogni volta le proprie funzioni. Insomma, come diciamola in termini calcistici, giocare a zona. Passaggi di prima a occhi chiusi, secondo gli schemi consolidati. Però, attenti alla noia, può uccidere più di un sano litigio. Buonanotte.